Buongiorno ragazzi! Buongiorno, seconda giornata a Bergamo. Iniziamo oggi da Bergamo Bassa. Ma prima di partire volevo parlare, visto che alcuni di voi già ce l'hanno chiesto, di dirlo nei video, dell'area di sosta camper. Noi qua siamo in via Statuto, proprio di fronte alla nuova caserma della Guardia di Finanza, c'è l'area di sosta camper. Mi sembra 20 euro per 24 ore, oppure 15 euro per passare la notte. Se non l'avete fatto, questo è anche il momento giusto per metterci un like a questo video, per iscrivervi al nostro canale e attivate la campanella. Vogliamo arrivare il prima possibile a 5.000 iscritti, quindi ragazzi iscrivetevi. Proseguiamo per Bergamo Bassa. Carico pesante! Ieri all'Info Point hanno detto a Gabri che appunto Bergamo Bassa è più concentrata per i negozi, è un po' più comunque moderna e che essendo oggi domenica probabilmente la maggior parte sarebbero stati chiusi, ma non importa, noi andiamo lo stesso a vedere se ce ne fosse qualcuno di aperto. Nelle via dello shopping. Dai, facciamo un diretto. E si sta già benissimo, e sono le 10 con 17 gradi, sta benissimo. Nel centro di Bergamo Bassa e siamo davanti alla chiesa di San Leonardo. Guardate che bella fontanella, dove ovviamente i bimbi sono già quasi tuffati. Tra i vari metodi per scoprire Bergamo c'è anche questo trenino che appunto va a fare il giro della città. E allora stiamo già passeggiando da un po' qui per Bergamo Bassa, ovviamente gli spazi sono molto più ampi, comunque anche qua veramente piacevole passeggiare. Adesso continuiamo, poco più là dovrebbe esserci via Sentierone, che appunto è una delle vie principali qua in centro a Bergamo. Noi continuiamo, ci sono anche tanti bei parchi, adesso stiamo anche cercando un parco giochi perché vogliamo far giocare anche un po' i bimbi. Per ora non l'abbiamo ancora incontrato, ma speriamo di trovarlo presto. Siamo proprio nel cuore di Bergamo Bassa, lassù potete vedere Bergamo Alta, in cui probabilmente ci torneremo dopo. Qua c'è questa torre ai caduti, questa è via Roma, laggiù c'è il Teatro Donizetti, famosissimo, uno dei primi teatri in muratura costruito in Italia, inaugurato pensate nel 1791, e proprio lì inizia il sentierone che adesso andremo a percorrere insieme. Esatto, dietro. Bravissimo Fede, qua dietro, dietro gli alberi c'è il Teatro Donizetti e qua invece inizia il sentierone, questo qua dietro. Percorrendo via Sentierone, dove oggi ci sono tante bancarelle con tanti prodotti tipici. Ovviamente ci siamo già buttati sul formaggio di capra, chissà se ci sarà qualcos'altro da comprare e degustare. Fede, era buono il formaggio? Vieni, era buono? Sì.
ragazzi, punto della situazione, volevamo salire a Bergamo Alta per fare pranzo, volevamo prendere la funicolare, ragazzi, ma c'è una coda infinita, quindi probabilmente cercheremo qualche scalinata, qualcosa, per vedere se riusciamo ad arrivare su, se no neanche per cena siamo su. Ragazzi, abbiamo deciso di fare la salita della scaletta, dopo 2-3 gradini iniziali c'è tutto un bel pezzo di salita e adesso qua c'è nuova la scaletta, ma i bimbi fanno un po' fatica a salire, sono tutti stanchi sti bimbi. Ed eccoci nuovo qui a Porta San Giacomo, abbiamo evitato un'ora e mezza di coda per, siamo un po' umidi, ma 10 minuti di salita di gradini e ce l'abbiamo fatta. Siamo in alto? Non si esprime. Allora, diciamo che per essere domenica di un ponte ci è ancora andata bene, abbiamo trovato posto. Non ricordo il nome, ma ve lo diciamo. E comunque pensavamo di iniziare con polenta, uova, taleggio e tartufo e il decasoncello, che però vi spiega Gabri. Allora, ho già chiesto, il decasoncello è un raviolo proprio tipico qua di Bergamo, qua c'è detto che viene servito con la vellutata, del bacon croccante, quindi quando mi ha già detto questo che è tipico qua, lo vogliamo assaggiare assolutamente. Seguiamo con una selezione di formaggi, lo chef consiglia di iniziare dei più stagionati, questo è un aroma, non so bene, l'altro è una non lo so, mi sono già persa, le loro marmallatine, il pane con i fichi e taleggio. Taleggio, vabbè, assaggiamo. Allora, siamo tornati in Piazza Vecchia, questa è la Fontana Contarini, vediamo se riusciamo a visitare la Basilica, perché ieri siamo arrivati che era troppo tardi, era chiusa, vediamo se riusciamo a entrare oggi. Bene ragazzi, siamo dentro la Basilica di Santa Maria Maggiore, 3 euro a testa il biglietto d'ingresso e devo dire ne vale veramente la pena, comunque veramente bella e tutta decoratissima, ricchissima. Adesso facciamo un giro, andiamo a scoprirla insieme. Come vedete stanno restaurando tutto il coro ligneo e i lavori sono ancora in corso. Proprio qua alle mie spalle ci sono questi due fantastici, non so neanche come chiamarli, quadri, opere d'arte, comunque tutto in legno e intarsiato, guardate che meraviglia.
preso il biglietto d'ingresso si va anche a vedere il tesoro. Eccolo qua, entriamo. Ma dove siete? Eh? Sul leone! E facciamolo anche noi allora, tocchiamo questi attributi. Dicono porti fortuna, no? Bravo! Allora, siamo sempre in Piazza Vecchia, siamo proprio davanti alla Cappella Colleoni. E qua si fa quello che i milanesi farebbero nella Galleria Vittorio Emanuele, che a Torino facciamo dove c'è il toro, si toccano gli attributi dei Colleoni. E, appunto, sono tre e sono rappresentati sul loro stemma. Andiamo a toccare, speriamo ci porti fortuna. Ma in realtà sono separate, questa è la Cappella Colleoni e quella è la Basilica Santa Maria Maggiore. La Basilica Santa Maria Maggiore. Io inizialmente pensavo l'ingresso più bello fosse l'ingresso di tutto, invece no, cioè, però dentro è più bella la Basilica, fuori è più bella.